consigli generali per una maggiore sicurezza delle vostre pagine Instagram. La prima cosa, ragazzi, il mio consiglio è di utilizzare una mail non associata a nient'altro, una mail con due fattori che voi vi ricordate bene, che avete nel telefono e che nessun altro accesso, così che non ci sono potenziali furti di mail. Oltre alla mail, il mio consiglio ovviamente di avere l'autentificazione a due fattori, non solo via SMS, ma sia via SMS che WhatsApp, che con l'app di autentificazione. Questo perché spesso non arrivano gli SMS, spesso non arriva WhatsApp o si perde l'app di autentificazione, quindi per dare una maggiore certezza. E infine di renderla una pagina creator e collegarla ad una pagina Facebook. Questo perché permette maggior lavorabilità se l'account viene disabilitato. Attualmente stanno avvenendo molti ban in maniera permanente ed essendo account personali diventa molto più difficile chiedere supporto, perché in genere, diciamo, c'è una precedenza in un account creator o comunque business che su un account personale. Ovviamente non compilate nessun form, non mettete la password in nessun posto. Il Facebook a sua volta con due fattori e con una mail tipo Gmail con autentificazione a due fattori. Se avete ancora dentro il vostro Facebook quegli indirizzi mail che si utilizzavano ai tempi di MSN o indirizzi mail che hanno 10 anni, vi consiglio di cambiarli. Questo perché ultimamente stanno creando tantissimi indirizzi mail e tantissimi comunque account. Mi raccomando, su Facebook non basta l'autentificazione a due fattori classica, ma bisogna mettere quella con chiavetta o tramite, diciamo, impedenziometria dell'iPhone. L'ultima cosa, ragazzi, mi raccomando, se avete un computer Windows, quando lo utilizzate Facebook, a fine dell'accesso dovete sempre uscire per evitare che vi possano hackerare il computer.